Ciao, io sono Carla. Oggi ti propongo un piatto toscano, i tortelli di patate. Sono davvero fantastici, li preparo spesso per la mia famiglia perché li adoriamo. Vieni con me in cucina e prepariamoli insieme. Ho lavato bene 500 g di patate, le metto in abbondante acqua fredda, le porto sul fuoco e dal momento del bollore le faccio bollire per circa 25 minuti. Preparo la sfoglia dei tortelli, metto 500 g di farina a zero sul piano di lavoro, formo un buco al centro, rompo 5 uova a medie, uso quelle a pasta gialla, un uovo per ogni 100 g di farina. Rompo le uova con la forchetta ed inizio ad impastare. Prelevo piano piano la farina dai bordi. Ecco che l'impasto della sfoglia è pronto, tolgo la farina in eccesso, andrò ad utilizzarla per stendere la sfoglia. Copro la sfoglia, la lascio rilassare per circa mezz'ora. Le patate sono pronte, adesso le schiaccio con uno schiacciapatate. Grattugio uno spicchio d'aglio, un po' di noce moscata a piacere. Metto 100 g di parmigiano reggiano, del prezzemolo tritato, pepe a piacere, sale quanto basta, 2 cucchiai d'olio, questo è il mio extravergine. Posso mescolare il tutto. Il profumo di questo ripieno è qualcosa di straordinario. Ho mescolato tutto a dovere, adesso inserisco il composto in un sac à poche. Il ripieno è pronto, preparo la sfoglia. Adesso puoi tirare la sfoglia o con il matterello oppure con la nonna papera. Io andrò a tirarla con la nonna papera per la dimensione della sfoglia. Così andrò a formare il raviolo senza spreco. Infarino la sfoglia. La piego e la passo nella nonna papera. La mia nonna papera ha 8 grandezze, mi sono fermata alla sesta grandezza ed ho ottenuto questa sfoglia. Dovrà essere sottile, ma non troppo. Una volta tirata la sfoglia, preparo i tortelli. Li farcisco, li copro e premo bene togliendo l'aria. Mi assicuro che siano ben chiusi. Poi li taglio con una rotella dentata. Ed ecco i miei tortelli di patate pronti. Ho finito di preparare tutti i tortelli di patate, li lascio asciugare su un vassoio e metto sul fuoco abbondante acqua salata. Metto i ravioli nell'acqua bollente salata, li faccio cuocere per circa 5 minuti e poi li tolgo. A questo punto puoi condirli come preferisci, con burro e salvia, con ragù oppure con sugo d'anatra, sugo con le salsicce, si prestano con tantissimi condimenti. Io andrò a condirli con burro e salvia. Metto il burro nella padella, aggiungo qualche foglia di salvia, adesso tolgo i ravioli dall'acqua e li metto nel burro. Guarda che spettacolo! Il burro dovrà rimanere così cremoso, li tolgo subito e impiatto. Che dire, io li adoro, sono semplicemente meravigliosi. E adesso non può mancare una pioggia di parmigiano.
e buon appetito. E adesso l'immancabile prova assaggio. Sono qualcosa di spettacolare. Un sapore unico, fantastici. Non so se hai mai avuto l'occasione di assaggiare questi tortelli di patate. Te li consiglio perché sono davvero spaziali. Infatti me ne mangio un altro. Ma che te lo dico a fare, sono irresistibili. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta, fammelo sapere con un like, un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ciao e alla prossima ricetta!